Ciao a tutti gli amici di Android Blog. Siamo oggi qui con Style Tab 9.7 di ADJ. ADJ è un'azienda italiana, intanto vi dico subito questo, che ci ha mandato appunto questo tablet da 9.7 pollici, da veramente, veramente interessante, lo vediamo poi nella recensione. Intanto io procederei subito con l'unboxing. Allora, la confezione è classica, standard, vabbè, c'è anche il logo ADJ e tutto il resto. Dentro ci troviamo il tablet incartato, che mettiamo per adesso da parte. Poi dentro la confezione il separatore, carica batterie, cavo per collegamento a PC e quindi anche per la ricarica del tablet, manualistica in tre lingue, italiano, tedesco e inglese, credo tedesco anche, sì. La cosa mi fa pensare che questo tablet sia destinato quindi a un mercato europeo, probabilmente per la presenza anche della lingua italiana un po' meno diffusa nel mondo. Bene, veniamo quindi al tablet che non è per niente male per quanto riguarda i materiali. Infatti ha una cover posteriore di alluminio con il simbolo di ADJ al centro. Vediamo anche il l'adesivo con il modello e le caratteristiche, diciamo, elettriche, che presenta la scritta Made in China. Ce lo aspettavamo, ovviamente. Devo dire che questo quindi è un tablet di produzione cinese, che però rispetto alla concorrenza non mi è sembrato affatto male. Io l'ho provato per un po' di tempo e devo dire che si è comportato discretamente. Ripeto, rispetto alla concorrenza è un buon tablet. Tornando appunto alla parte design, vi posso dire che al tatto è veramente veramente piacevole questo retro in alluminio, e gli inserti in plastica non guastano, risultano piacevoli visivamente. E sul retro troviamo lo speaker singolo, purtroppo, ma che devo dire ha una buona potenza audio, e la fotocamera da 5 megapixel. E il monitor, lo schermo di questo tablet capacitivo a 5 punti non è dei migliori, riflette un po', devo dire, a questa pecca, ma si comporta molto bene per quanto riguarda per esempio la sensibilità del tocco. Non ha dato impuntamenti vari, devo dire che comunque alla fine è un buon display. E davanti presenta anche la fotocamera da 2 megapixel, e devo dire non male, l'ho provata anche con Skype e funziona molto bene, anche la qualità non è per niente male. E allora, tablet presenta nella parte superiore il tasto di accensione e spegnimento e il bilanciere del volume. Ha questa caratteristica particolare, non è un pennino ma è un'antenna della TV, e non sono riuscito a farla funzionare. Probabilmente non è, o non sono stato in grado io, o comunque non è compatibile con gli standard digitale terrestre della nostra italiani, e quindi però c'è, probabilmente all'estero potrebbe anche funzionare. E sul laterale sinistro lo troviamo liscio, laterale destro, a parte ecco le viti che assemblano, per assemblarlo appunto, abbiamo il jack da 3.5, il microfono, il cavo micro USB, il mini HDMI, scusate, e l'espansione micro SD, l'espansione di memoria micro SD. In fondo, nella parte bassa del tablet liscio, a parte che per questo alloggiamento delle micro delle SIM normali, che sono due, noi ne abbiamo inserita una soltanto, e sì, infatti questo tablet, stavo per dirvelo, ha il doppio 3G, quindi è un dual SIM che permette di telefonare, non male come cosa, in viva voce o con gli auricolari, e che ha appunto due SIM per connettersi. Lo voglio accendere per farvi vedere anche un po'
tempi di accensione e quant'altro. Allora, l'accensione presenta il simbolo di ADJ. ADJ, comunque ve lo dico, è un'azienda italiana con tra l'altro anche un buon supporto tecnico. Ormai è dagli inizi dal 2000 circa che opera nel campo italiano. Ecco, è un'azienda abbastanza conosciuta. Questo tablet, venendo al prezzo, lo potete acquistare a 198 euro, IVA inclusa, presso diversi rivenditori online. ADJ commercializza anche su Amazon, quindi comunque fateci un salto. E cos'altro vi dico di questo tablet? Vi ho già detto che è un 9,7 pollici. Vi dico che ha 1024x768 pixel di risoluzione. Il display, come vi dicevo, è capacitivo da 5 punti a 5 punti. Niente, come risoluzione non è il massimo effettivamente, questo sì, siamo intorno ai 130 pp, quindi pixel per pollice, però devo dire che per un uso, diciamo, per chi vuole imparare a utilizzare Android per cominciare, o comunque ecco, per un uso, diciamo, più spartano va benissimo. E poi ripeto, rispetto a quella che è la concorrenza, diciamo, su questa fascia di prezzo, almeno per quanto riguarda i tablet di produzione cinese, devo dire che questo qui si comporta discretamente. Vi dico rapidamente le caratteristiche: ha una CPU dual core da 1 GHz, anche se su carta viene dichiarata una MediaTek MT8377, in realtà è una MT6577. Devo dire che non è uno svantaggio, ma un vantaggio, perché comunque è più diffusa la MT6577, quindi è più semplice trovare anche delle custom ROM o comunque delle mod che potete installare, se non vi piace, ecco, quella di default, la ROM stock. Android 4.1, ve lo faccio vedere in particolare alla versione Jelly Bean 4.1.2, eccola qui, e una ROM, come vi dicevo, anche è abbastanza carina, perché non presenta delle personalizzazioni troppo invasive. Diciamo, ecco, c'è lo stretto indispensabile, più qualche applicazioncina di ADJ, il loro catalogo. Comunque ve le faccio vedere più avanti. Il tablet ha 1 GB di RAM, 8 GB invece per quanto riguarda lo storage, che è l'hard disk, insomma, che è espandibile fino a 32 grazie alla micro SD, come visto precedentemente, questa qui. Veniamo alle connessioni: connessione Wi-Fi, doppia connessione 3G, che permette anche quindi di telefonare, Bluetooth 3.0, quindi una delle ultime versioni di Bluetooth. Come vi ho già detto, le fotocamere 5 e 2 megapixel rispettivamente, per la posteriore e la frontale, micro USB, che ha anche la possibilità di fare il collegamento OTG, quindi di collegare delle periferiche, che siano appunto chiavette USB o tastiere, quello che volete voi. Una batteria da 6700 mAh, che devo dire è sufficiente per un paio di giorni, un giorno e mezzo, due, in base all'uso che ne fate. E peso di 660 grammi circa. Devo dire che in mano è abbastanza leggero anche rispetto alla concorrenza. Si mantiene bene in mano, non appesantisce. Per quanto riguarda invece le dimensioni, abbiamo una larghezza di 242 mm, 189 mm di altezza e 12,5 mm di spessore. Quindi comunque, ecco, si comporta anche abbastanza bene dal punto di vista delle dimensioni e del peso. E, ripeto, in mano è piacevole sia per la cover in alluminio che per
Quanto riguarda il peso, appunto, un ottimo prodotto, almeno per quanto riguarda, ecco, i materiali. Vi faccio vedere adesso la video recensione, quindi rimanete collegati.